Ogni anno 52.000 calabresi cambiano regione per curarsi, una vera e propria fuga verso regioni più virtuose che possano garantire un'assistenza sanitaria adeguata. Nell'anno 2003 nasceva la FAVO, la Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia a servizio dei malati di cancro e delle loro famiglie. Venerdì 2 dicembre nella cittadella regionale a Catanzaro si terrà un incontro sull'ottavo rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici. Dati allarmanti, in Calabria, una regione fragile e poco efficiente in ambito sanitario, spesso incapace di rispondere alle domande di posti letto, ecco quindi le motivazioni dei Viaggi della Speranza fuori regione. L'appuntamento del 2 dicembre sarà l'occasione per i membri locali della FAVO di incontrare il commissario regionale alla sanità Massimo Scura, al quale chiederanno più attenzione per i malati oncologici calabresi e più mezzi per riuscire a fronteggiare le emergenze. Certo, chiederemo tutta l'attenzione di cui abbiamo bisogno, di cui hanno bisogno i pazienti a cui noi ci rivolgiamo. Questa di venerdì sarà un momento importante sia per la nostra associazione, perché vedo un riconoscimento dal momento che è una iniziativa proposta dalla Federazione Nazionale delle Associazioni per il Volontariato per i Pazienti Oncologici, che ha individuato nell'ACMO una cellula particolarmente attiva in questo campo. E l'altro riconoscimento è proprio per questa frangia di pazienti a cui noi siamo rivolti con la nostra attività, che purtroppo in Calabria, non so se per il commissariamento o nonostante il commissariamento, è comunque ancora una fascia molto penalizzata. Ricordo che a tutt'oggi ancora nella provincia di Catanzaro gli hospice non sono attivi. Questa è una grave carenza a cui chiediamo al commissario verso la quale avere la maggiore attenzione che sia possibile. Sicuramente c'è per quanto riguarda il registro dei malati oncologici in Calabria, perché è una cosa molto importante, anche perché noi non abbiamo una mappatura reale di che cos'è il malato oncologico in Calabria. Io sono per quanto riguarda la rete oncologica in Calabria, perché non è concepibile che un malato oncologico entri in chirurgia senza aver visto un oncologo e poi avere un percorso diverso da quello chirurgico. Quello che si chiede al governo è una semplice cosa, quella che prestare attenzione alla Calabria e non ai conti europei e di conseguenza sbloccare questa situazione incresciosa che è quella del commissariamento sulla sanità. E questo chiederemo a Scura, non di andarsene, ma chiederemo a Scura tutte quelle che sono le necessità che attualmente nel campo oncologico è necessario fare in Calabria.